Amici del campionato universitario, buonasera da Riccardo Gianetto e benvenuti al Sant'Ambrogio Palace di Milano. Va a scena il big match tra Sensio e Bari di Nazzo, valido per la nona giornata di Lega Cattolica. È la sfida per dimostrare chi è la vera regina del girone di Lega Cattolica. Per il momento tutte vinte per l'Imbari di Nazzo. La Sensio ha una sola sconfitta all'attivo, ma vediamo cosa può accadere in questo big match. Passiamo alle formazioni. Asensio, che schiera? Biagini, Campagnoli, Di Pace, Fausti, Galletti, Giongo, Minelli e Schiappati. La risposta dell'Imbari di Nazzo con in porta Cosentino, Canzano, Cenciarelli, Felici, Locascio Davide, Locascio Matteo, Lorusso, Sarno, Siffredi e Venezia. Parte Minelli col destro, tocca corto per Biagini, la conclusione! È un gol bellissimo! Il vantaggio dell'Asensio! Ha pescato il coniglio dal cilindro Biagini, 1-0. Palla recuperata da Sarno, mette giù il pallone Cenciarelli, allarga per Locascio. Vediamo adesso l'Imbari di Nazzo che provano a reagire, la conclusione e la palla resta lì, Galletti se la cava. Reazione da parte dell'Imbari di Nazzo. Messa laterale, Locascio a cercare Sarno in aria, è la girata e la risposta di Galletti. Parte Cenciarelli nel mezzo, la palla che rimane in aria, viene allontanata da Minelli, il tocco di Minelli poi per Biagini, occhio di partenza, Campagnoli, Campagnoli in campo aperto contro Cosentino, sul fondo, che occasione per Campagnoli in ripartenza. Vediamo adesso la risposta però dell'Imbari, con Biagini però che interviene molto bene su Sarno, poi Lorusso prova a far filtrare la palla, non ci riesce, occhio di partenza con Biagini, Biagini si stende sulla destra, vediamo Biagini, il tiro, il palo, trema la porta di Cosentino. In avanti Di Pace, porta il pallone, ancora Di Pace, si accentra, occhio Di Pace, ce l'ha sulle mancino, allarga poi per Minelli, vediamo Minelli, Minelli cross, dall'altra parte c'è Biagini, pensa al tiro, la prova e stavolta Cosentino vola. Locascio cerca di ragionare adesso la squadra dell'Imbari di Nazzo, ancora Matteo Locascio. Sarno prova la conclusione, Galletti l'alza in corner. Giongo, Minelli porta il pallone, allarga per Biagini. Poi Fausti, viene avanti, Fausti di nuovo per Biagini, Biagini! Il raddoppio dell'Asensio! Ancora Coniglio Biagini, 2-0! Vediamo adesso, Cenciarelli, Venezia, Venezia, col mancino la deviazione, il gol! La deviazione decisiva di Giongo, che spiazza Galletti! 2-1, accorcia le distanze subito l'Imbari di Nazzo! Adesso vediamo però, Fausti, Fausti, prova ad accelerare, Fausti in aria, col mancino, Cosentino! Sarno sul punto di battuta, barriera a due per Galletti, vediamo cosa può accadere, parte Sarno col destro, Galletti, l'alza in corner nuovamente. Finisce qui il primo tempo dunque, grande ritmo tra Asensio e Imbari di Nazzo, parziale a favore dell'Asensio per 2-1. Vige la regola Biagini con una doppietta, poi il gol del 2-1 invece per l'Imbari di Nazzo e di Venezia. Comincerà adesso la ripresa, sul punto di battuta Canzano per l'Imbari di Nazzo, 2-1 a favore dell'Asensio. Vediamo Cenciarelli, andrà a battere lui dalla destra. Va a cercare Sarno in aria, Sarno protegge bene la palla, Sarno si gira e la parata di Galletti che se la cava come può e poi la palla sbatte sul palo. Venezia aveva molto bene, Venezia col mancino sul fondo, palla indietro per Locascio, Locascio dall'altra parte c'è Venezia e non calcia, la palla arriva a Sarno, Galletti, Galletti, Felici viene avanti, cerca Venezia, bravissimo però qui Di Pace,
Campagnoli si gioca per la regola del vantaggio. Campagnoli in aria. Campagnoli attende l'arrivo di Minelli. Lo stop di Minelli. Minelli in aria ancora. Palla per Campagnoli. 3-1. Campagnoli che chiude al top, diciamo, l'azione con Minelli. 3-1 dunque. Recupera la palla Fausti. Vediamo la ripartenza adesso di Pace. Cambia per Minelli. Mette giù molto bene Minelli in aria. Minelli! Il 4-1! Il 4-1 di Minelli! Adesso giù un pallone perfetto lanciato da Di Pace. E ha trafitto Cosentino. Peggini. Di Pace. Viene fermato. Allora vediamo Venezia. Venezia viene avanti. La finta di Venezia, attaccato da Fausti. Col mancino sul fondo. E dunque su questo tiro termina il match. Asensio batte in Barinazzo 4-1. Bellissima partita comunque, al di là di tutto. Termina dunque il match qui al Sant'Ambrogio Palace di Milano. Io vi ringrazio e vi do una buona notte.